leggendo tra le righe all'interno di questo dipinto, ci rendiamo conto che, come al solito, Caravaggio ha interpretato con quello spirito teatrale e carnale, convinto di dolore cosmico, la morte della Vergine. Ed è una vera morte, perché se noi vediamo che il corpo è adagiato su dei cavalletti funebri da obitorio, non esiste nessun quadro dove lei non sia adagiata nel proprio letto, e soprattutto in primo piano c'è quel catino che contiene quella soluzione di aceto, acqua ed altre cose che serviva a lavare il cadavere. Ora, il cadavere di Maria, che venga lavato come quello di un qualsiasi personaggio, era un po' sopra le righe. Quindi questi sono gli elementi che possono avere causato qualche dissenso. Non è più la Cenerimus trionfante della National Gallery dipinta per i Mattei, in un momento ancora del 1602, ancora pieno di ottimismo per i successi di San Luigi dei Francesi, di Santa Maria del Popolo e così via. È invece un quadro drammatico, fino alla morte. Il Cristo si è svelato rispetto all'altro, si è svelato, e siamo all'attimo prima della sua sparizione, ma siamo anche nell'aspetto di quello che sarà, che era il Cristo maturo, quello del Cristo, il Cristo che è morto. Qui abbiamo una sua resurrezione, ma questa resurrezione non ha aspetti trionfalistici, appunto. Si svolge nel dolore più totale. Questa, che è un'immagine sconvolgente del Caravaggio, ispirata alla classica Arianna Dormiente o la Niobe, che dir si voglia, ma in realtà è una scena di un erotismo sfrenato che poi passa a quella che è la Santa Teresa in estasi di Bernini. Quindi abbiamo un antefatto assolutamente tragico e completamente questo Eros e Thanatos, questo amore e morte, dico, quella superficie. Se qualcuno ricorda la Giuditta Oloferne, noterà che ha la camicia da cui traspare il seno, e quello indica che quella figura è sudata, e quindi questa tensione del sudore rende ancora più parossistica la scena. E la stessa cosa avviene per questa Maddalena in questa torrida estasi, che appunto è sudata e ha sciolto i capelli con questo gesto di penitenza, e nelle mani c'è un vistoso pentimento, perché le mani erano state fatte prima in un modo e poi in un altro. Il dipinto è riemerso dalle collezioni, appunto, dei Carafa Colonna. Infatti in casa Colonna era sempre rimasta a Napoli, più o meno passando al canonico Michele Blando, del sagrista maggiore del Duomo di Napoli, ad altri collezionisti, ma il dipinto è quello. Un'altra commissione, e questo io lo trovai e pubblicai nel 73, è la Negazione di Pietro, dipinta per i Savelli, difatti nella tela di Rifodero c'è scritto esattamente Savella e c'è un numero di inventario, e raffigura la Negazione di Pietro. La scena è quella che il Vangelo descrive con estrema chiarezza. La serva di Caifas dice: no, c'era pure lui con Gesù. E la guardia gli chiede: ma sei sicuro che sei tu che stai col... E lui dice: io? Ma per carità, io non c'entro niente, non lo so. Chi è quello? Matto. Ecco, e qui c'è la grandissima invenzione di nuovo di Caravaggio, perché la forza di Caravaggio, punto primo, è un dilettante di genio. Cioè lui comincia a dipingere a 14 anni. A 14 anni perché? Perché prima ha fatto tutte le cose nobil signore, poi alla fine le disgrazie della famiglia, le peste, eccetera, eccetera, decide di imparare un mestiere. Allora va dal Pedersano, ma non è un bambino. Quindi la sua forza è proprio lì, non avere il velo dell'Accademia e andare con l'intuito della cultura. La sua grande forza è l'invenzione.
Cioè lui pensa e realizza cose che tutti hanno visto ma che nessuno ha mai rappresentato in questo modo.